Le magiche atmosfere natalizie tornano a Ripattoni di Bellante con un borgo di Babbo Natale. Una seconda edizione in un luogo magico che da borgo d'arte diventa un borgo di fiaba. Pronto ad accogliere i visitatori in un'ambientazione con tantissime attrazioni per grandi e bambini, a cominciare dal grande villaggio di 600 metri quadri allestito per l'occasione con il castello di Babbo Natale, le casette degli elfi e la fattoria degli animali. Abbiamo praticamente il pienone già nel primo giorno, è iniziata da qualche minuto questa bella iniziativa del Natale 2017 e devo dire che insomma siamo molto soddisfatti. Quest'anno si dipana in due settimane innanzitutto e poi la novità che è un po' allargato l'evento, è allargato a tutto il borgo, non come l'anno scorso. Esattamente, ma insomma l'anno scorso è stata una sorta di prima, il primo anno, quest'anno invece è stato a raccogliere tutto quanto il borgo, quindi vogliamo far godere a tutti coloro che vengono questo borgo meraviglioso. Io penso che queste sono iniziative che aiutano a far riscoprire i nostri bei borghi abruzzesi, e Ripattoni è uno dei bei borghi abruzzesi ed è in questa maniera viene riscoperto nel migliore dei modi, attraverso la felicità dei nostri bambini. Sono veramente soddisfatto perché il sogno che avevo si sta realizzando, quindi tanti bimbi che partecipano a questo evento, perché veramente Babbo Natale arriva a Ripattoni, quindi dalla Lapponia si sposta a Ripattoni. Io sono un bambino eterno, continuo a dire che sono un bambino eterno, e quest'anno voglio dedicare al mio papà, che purtroppo è venuto a mancare il 4 settembre di quest'anno, proprio il villaggio Francesco. Quindi grazie a lui che è stato, diciamo, il nostro fan principale, e tutto questo, veramente vedere un bambino che sorride significa che una famiglia vive un Natale diverso. È cresciuto un villaggio, io spero che un altro anno crescerà un altro villaggio, quindi se partiamo dalla prima piazza sotto vediamo il villaggio degli elfi, dove c'è un elfo con i suoi animaletti e riceve le letterine proprio dai bambini. E salendo c'è la slitta proprio di Babbo Natale che sta aspettando che il 17 riparte per raccogliere le letterine e poi ritorna, diciamo, in Lapponia. E invece la parte sopra, la parte della piazza del Belvedere, dove siamo noi adesso qui, c'è proprio il villaggio di Babbo Natale. Riscendendo c'è il teatro che ospita burattinai, compagnie artistiche. Teatro Saliceti. Sì, Teatro Saliceti. Sopra la sala convegni vengono proiettati film e adiacente al campo sportivo ci sono calici e sapori con cucine tipiche proprio, diciamo, terramane.